Grazie al nostro Presidente per questa introduzione. Entriamo quindi nel vivo della nostra giornata per parlare, per capire quale portata ha questa legge, quali sono i giusti comportamenti e i giusti atteggiamenti. Dobbiamo però appunto inquadrare la normativa e quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi, che ci illustri bene qual è l'iter normativo e qual è proprio il quadro di riferimento. Per cui do subito la parola al professor Sarno. Grazie. Che ringrazio della disponibilità. Grazie. Grazie, dottoressa Giannini. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, non è la prima volta, il fatto che sia stato reiterato significa che un qualche dignitoso ricordo è stato lasciato, dunque cercherò ovviamente di non appannarlo e soprattutto di non appannare la vostra mente e la vostra attenzione in un orario che comunque è di quelli in cui la fatica della giornata comincia a farti sentire. Poi voi venite un po' da tutte le parti d'Italia, non soltanto da qui vicine, quindi di questo bisogna tenere conto. Nell'affrontare un tema del quale molto si è parlato, che è stato poi anche presentato come un obiettivo di straordinaria rilevanza raggiunto nel corso dell'attuale legislatura, mi riferisco ovviamente alla normativa cosiddetta anticorruzione e che così come è stata proposta sembra essere la panacea di tutti i mali. Adesso che abbiamo la normativa anticorruzione discenderà da questa, che non è stata proprio un immediato adeguamento a quelli che erano anche gli obblighi internazionali assunti dall'Italia al proposito, avremo finalmente una leva per risolvere molti problemi delle aziende e per dare ad esse maggiori sviluppo, perché si sa che la corruzione evidentemente comporta anche un costo in termini di riduzione della marginalità notevolissimo, una perdita di vantaggi economici anche per lo Stato, perché e per tutti questi perché ci siamo dati una normativa che io credo invece non sia la soluzione, vi dirò poi alla fine quale penso forse avrebbe potuto essere un'opzione migliore, ma siamo in tempo per rimediare. Dicevo, aggiornamento della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione da lunghissimo tempo attesa, almeno dal 1999 quando l'Italia ha partecipato alla Convenzione di Strasburgo che prevedeva appunto una riscrittura dei reati contro la pubblica amministrazione anche nell'ottica di un ravvicinamento dei sistemi penali in ambito europeo, ma non solo, e dal 1999 per arrivare alla ratifica si è dovuto attendere fino alla scorsa primavera. Anzi, il legislatore che ha poi provveduto ad adottare tutta questa serie di interventi che toccano sia il codice penale che il codice civile laddove comporta degli statuti di natura penalistica, si era nel frattempo dimenticato proprio di una cosa, che quella convenzione doveva essere ratificata, se non si fosse ratificata non si sarebbe potuto fare il passo successivo, ma tant'è, era passato molto tempo, possiamo anche capire, forse no, ma diciamo che possiamo capire. Tutto questo è avvenuto anche perché a livello sovranazionale le pressioni erano diventate insistenti, erano continue, tra l'altro nelle more, cioè dal 1999 ad oggi, il Consiglio d'Europa si era dotato anche di una struttura, la Commissione Greco, che è un acronimo che sta per Group d'État contre la Corruption, a cui partecipano i Paesi membri dell'Unione Europea, ma anche altri Paesi, anche Paesi importanti come gli Stati Uniti d'America, che ha il compito di monitorare periodicamente con delle visite sul territorio ai vari Paesi aderenti lo stato della normazione posta a presidio del contrasto alla corruzione. E devo dire, gli ultimi feedback rispetto all'Italia non erano esattamente dei migliori. Trovavano soprattutto i componenti della Commissione Greco che noi fossimo significativamente in arretrato per quanto riguardava la introduzione del reato di corruzione tra privati. Anche di questo parleremo, io in realtà ne parlerò in termini molto generali perché la mia è una relazione un po' di lancia, abbiamo poi partitamente
il consigliere Nordio, che entrerà più nel dettaglio della disciplina e tra l'altro con l'importante ottica che ci è data da colui il quale ha per suo orientamento professionale, e sia pure con la moderazione che da sempre gli si riconosce, però la formazione del magistrato inquirente. E allora dicevamo, lungamente attesa questa normazione, forse, dico sin da subito, inutilmente complicata, vengono introdotte, di queste poi vi parlerà anche l'avvocato Calesella, nuove istituzioni, agenzie, nomi nuovi, soluzioni vecchie. Per esempio, questa autorità nazionale anticorruzione non è qualcosa di ontologicamente molto diverso da quello che era stato o avrebbe dovuto essere l'Alto Commissariato per il contrasto alla corruzione, che ha avuto vita piuttosto breve e comunque di non significativa importanza. Vengono declinate indicazioni circa l'adozione di codici etici anche all'interno della pubblica amministrazione, ma in sostanza nulla di nuovo, presidi a livello, a livello territoriali. Abbiamo in buona sostanza una capillarizzazione di strutture che dovrebbero essere dei riferimenti a questo punto soprattutto per le imprese che si trovano a fronteggiare il problema, perché a volte soggette, e di questo poi parleremo, a quella forma particolare di corruzione che va sotto la denominazione più corrente di concussione ambientale e che oggi invece è definita con il nuovo reato, di cui all'articolo 319 quater del codice penale, di cui tratteremo alcune linee di riferimento. Ebbene, tutto questo ha evidentemente fatto un certo clamore, nel senso, come anticipavo in premessa, è stata accolta l'adozione di questa disciplina rinnovata e innovata con grande favore. Ma perché? Perché al di là di quello che vi ho appena detto a proposito della strutturazione di nuove agenzie, di nuove figure di riferimento, è una normativa che tocca essenzialmente lo statuto penale. E allora c'è poco da dire. Il nostro è un paese che ha una certa quale inclinazione al giustizialismo. Il nostro è un paese nel quale, quando si parla di giustizia, l'argomento oscilla perennemente come un pendolo tra emergenza e garanzie. Dove si parla di emergenza le garanzie scendono, quando si parla di garanzie, ecco, in quel momento lì magari la politica ha un minore ritorno di immagine, perché la politica si nutre di consenso e il consenso, le garanzie e il processo non lo danno. Prova ne sia quello che è il sacrificio, che io personalmente apprezzo e che quotidianamente fa, battendosi per le garanzie, Marco Pannella. I risultati elettorali poi sono sotto gli occhi di tutti. Non paga. Da noi paga la sicurezza, e la sicurezza è qualche cosa che fa il paio con il tintinnare di manette. Più tintinnano e più quello che è un diffuso sentimento, devo dire, purtroppo negli anni in cui ho esercitato questa professione mi sono reso conto che è così, un diffuso sentimento nel nostro paese vagamente giustizialista, anima sempre più quel modo di porsi che mi ricorda un po', passatemi il paragone, i calabroni di cui parlava Aristofane, quegli ateniesi che vivevano con l'attenzione massima portata al processo, alla partecipazione addirittura in quel caso al processo, perché l'organo giudicante era in realtà un'assemblea formata da tutti i cittadini ateniesi. Si viveva per quello, si viveva per il processo, ma per il processo come momento in cui vi era qualcheduno che, soprattutto se un potente o un potentato, doveva chinare il capo di fronte alla maestà della giustizia e di fronte a quella che era una punizione che lo attendeva. La domanda che io mi pongo ancora adesso, con Carlo Nordio
se ne discute da tanti anni e quando abbiamo condiviso, anzi quando lui mi ha dato il privilegio di condividere l'esperienza della commissione di studio per la riforma del codice penale, si parlava di una preferenza da accordarsi al diritto penale minimo, cioè piuttosto una riduzione delle ipotesi di condotta rimproverabile dal punto di vista penalistico, perché non è così che, insomma, l'esperienza ci ha insegnato che si riducono le derive criminali, non è certamente inasprendo le pene, e come vedremo in realtà questa normativa anticorruzione è una normativa che di nuovo ha poco, e quel poco che ha devo dire è anche non molto comprensibile, perlomeno non in tutti i suoi aspetti. Quello che sicuramente staglia con nitidezza è l'inasprimento dei trattamenti sanzionatori, e quindi siamo sempre lì. Cerco di proporti il rischio di una punizione più elevata di prima a fini dissuasivi di una tua condotta criminale. Ora, in particolare, con riguardo a quello che è il settore reati contro la pubblica amministrazione, noi, intendo dire noi in Italia, abbiamo un'esperienza che tutto sommato è abbastanza recente, è quella di Tangentopoli. Bene, dopo Tangentopoli i fenomeni corruttivi si sono tutt'altro che diradati, essendosi piuttosto elevato il rischio, perché a un certo punto il focus da parte dell'autorità giudiziaria era stato portato anche in quel settore, tutto ciò ha comportato un innalzamento delle tariffe, ma non certo una rarefazione dei fenomeni corruttivi, che poi, se proprio vogliamo, li dobbiamo vedere anche e soprattutto nella loro quotidianità, perché è vero, fa scalpore, se ne parla anche perché ve n'è una mole impressionante, la tangente per gli elicotteri forniti all'India, piuttosto che le commissioni pagate per avere un importante appalto per la costruzione di infrastrutture, la casa dei marescialli a Firenze e quant'altro. Ma la corruzione nel quotidiano è quella del funzionario in cui noi tutti abbiamo, anche i privati come me, hanno l'occasione e l'opportunità di incontrarsi, che a fronte di un reticolo di regolamenti, di normative confuse, complesse, numerose tra di loro, contraddittorie, vi chiedono o vi fanno garbatamente capire che tutte le problematiche che si correlano a volte magari al rilascio di un semplice certificato, in fin dei conti con una modesta e ben guadagnata dazione economica si possono come per incanto risolvere. Questa è la corruzione di tutti i giorni. È poi quel fenomeno diffuso che fa sì che si perda un po' di vista anche l'illiceità, perché comunque un'illiceità è un contrasto con quello che è un comportamento etico a cui ognuno di noi si deve ispirare, vi è anche in tutto ciò. Ma tant'è, si pensa che innalzando le pene la situazione possa variare, oppure introducendo nuovi reati, che è poi un po' l'altro aspetto della medaglia di questo novum legislativo di cui andiamo a parlare. Qualche cosa, come dicevo, è più condivisibile, qualche cos'altro meno. Io adesso farò una carrellata molto veloce di quelle che sono le principali novità, perlomeno in termini proprio di ipotesi delittuose nuove che hanno fatto la loro comparsa nell'ambito del diritto penale, reati contro la pubblica amministrazione. Ecco, da questo punto di vista dico subito, mi torna abbastanza, perdonatemi, indulgo un po' a quella che è una caratterizzazione del problema tipica del giurista, ma io ho trovato abbastanza singolare che la corruzione tra privati sia stata inserita all'interno del palinsesto dei reati societari. Ma o è un reato contro la pubblica amministrazione o comunque assimilabile, perché in questo caso non c'è una pubblica amministrazione controparte e quindi dovrebbe stare altrove, ma certamente non è un reato societario. La finalità che la disciplina si sarebbe dovuta porre, si pone, che era richiesta, era un'altra, era quella di garantire trasparenza nella gestione dei rapporti tra privati
al fine di garantire lealtà e correttezza nella concorrenza sul mercato, sui vari mercati. Allora forse sarebbe stato meglio adottare un criterio diverso, e così come a un certo punto nei lavori preparatori anche forse orientarsi, introducendo invece che una novella dell'articolo 2635 del Codice Civile, un articolo 513 ter del codice penale, quindi all'interno dei reati contro la libertà del commercio e più in generale contro a tutela dell'ordinamento economico. Il testo era questo qui, che io personalmente trovo preferibile, ve lo rassegno così com'è perché ognuno di voi ci faccia una riflessione, ma tanto ormai la riflessione può andar bene, ma abbiamo il 2635. Recitava l'ipotesi di novella: chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, della direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo riceve direttamente o tramite terzi un indebito vantaggio per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri professionali, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni, con la multa da 1.000 a 10.000 euro. Ecco, io ritengo che così come era disegnata la fattispecie forse potesse rappresentare meglio e la finalità che si sarebbe voluto o dovuta raggiungere e l'area di beni protetti dalla norma penale. Ma tant'è, abbiamo qualche cosa di diverso, tra l'altro un reato così come è stato costruito, che presenta anche delle problematiche non indifferenti, per esempio nel caso in cui si realizzi la cosiddetta corruzione tra privati endoaziendale, perché può succedere, voi immaginatevi il caso del manager che cerchi di comperare, il termine brutto ma è quello che dobbiamo usare, i favori e come dire, la compiacenza dei sindaci affinché omettano di rilevare una qualche operazione di cui potrebbero avere contezza e che dimostrerebbe una operatività sui fondi societari non del tutto lineare. Creerebbe dei problemi, può creare dei problemi una situazione di questo tipo, perché tra l'altro avremmo nell'ambito dello stesso soggetto, cioè la società, uno dei due, cioè la società stessa, che perché si perfezioni il reato dovrebbe vedere disceso un nocumento. Ma si può dire che vi è un nocumento verso la società laddove in realtà un fattore di conoscenza che portato all'esterno potrebbe declinare una minore attenzione nei controlli, dei comportamenti etici, o meglio dal punto di vista etico, non del tutto condivisibili, un documento? Probabilmente no, ma l'insieme delle condotte che io vi ho descritto vi sembrano a sua volta eticamente condivisibili? Lo sono, per esempio, secondo gli standard che ricordava prima il Presidente, particolarmente rigidi dei vostri sistemi di gestione e controllo? Sicuramente no, ma questo soltanto per darvi un altro spunto di riflessione. Io poi devo dire, del tempo che mi è assegnato cercherò se possibile di risparmiarne qualche cosa, ma non soltanto per mantenere la promessa che vi ho fatto in premessa, ma anche perché forse più spazio ci sarà, vero dottoressa Gellona, a un dibattito successivo, ascoltati tutti e tre i relatori, e forse meglio è. Altrimenti andremo a dire soltanto le cose che noi pensiamo e non avremo mai la possibilità di rispondere a quelle che possono essere realmente le vostre aspettative. E allora, abbiamo poi un altro reato sul quale mi sembra di dover particolarmente portare l'attenzione, il traffico di influenze. Ecco, si tratta di un'ipotesi molto particolare, e così io lo definisco un reato avamposto, perché colpisce quei comportamenti che fino alla emanazione, fino alla promulgazione della legge, erano dei comportamenti dal punto di vista penalistico neutri, del tutto irrilevanti, perché erano attività prodromiche alla
commissione di un fatto di corruzione, ma che ancora non si erano concretizzati neppure in quella forma che consente di qualificare il tentativo, e quindi restavano sostanzialmente indifferenti rispetto alla legge penale, come tali non sanzionabili. Però anche da questo punto di vista io credo forse si sarebbe dovuto o potuto avere un approccio un po' più laico al problema, perché spesso il limite, il confine tra comportamenti di questo tipo e forme di lobbismo assolutamente neutre a loro volta rispetto a una violazione penale, assolutamente indifferenti anche sotto il profilo etico, è assai labile, e quindi anche sotto questo profilo credo una superfettazione della norma penale che forse si sarebbe potuta evitare ricorrendo ad altri sistemi di regolamentazione del sistema. Abbiamo poi e per ultimo vado a, sono in tempo, vero dottoressa Gellone? Ad esaminarlo, ce ne sarebbero altri, ma come dicevo prima forse è più opportuno rassegnare maggior tempo alla discussione in comune. Vado ad esaminare la disciplina della cosiddetta concussione ambientale, o meglio ancora quella che oggi è definita come fattispecie all'articolo 319 quater, è quella che dà maggiori problemi perché è l'ipotesi di colui il quale si trova al cospetto di un pubblico funzionario il quale non esercita su di lui la costrizione del concussore, ma per quello che è sostanzialmente un contesto, quello di corruzione diffuso, un po' di cui abbiamo anche parlato in precedenza, lascia intendere che certamente una certa situazione che interessa il privato potrebbe avere uno sviluppo più favorevole o un'accelerazione solo se che cosa? Ma badate bene, il problema qual è? Il problema è che costruendo questa nuova fattispecie il legislatore ha previsto che siano responsabili del delitto in parola tanto il concussore, continuiamolo a chiamare così, quanto il soggetto privato che precedentemente era invece vittima. Allora, tutto questo ci crea una serie di problemi. Ce li crea, guardate bene, poi di questo vi parlerà soprattutto l'avvocato Calesella, nell'esercizio di attività particolarmente sensibili al rischio come sono quelle che svolgono le vostre aziende, perché siccome poi siamo sempre nell'ambito di reati cosiddetti a condotta libera, cioè non esiste un archetipo di comportamento definito il quale si dice tutto quello che è posto in essere seguendo quelle linee comportamentali è reato, tutto il resto no. Condotta libera, quindi può manifestarsi in qualsiasi modo questa intesa illecita tra il pubblico e il privato. E allora, signori miei, voi che avete a che fare con il pubblico dovete sapere che purtroppo da questo punto di vista qualsiasi metodica di approccio può essere rivista in un certo modo, donde la definizione che abbiamo dato al nostro incontro di oggi, il paradosso dell'inazione, cioè paradossalmente per non correre nessun rischio da questo punto di vista si dovrebbe evitare tout court di rapportarsi con la pubblica amministrazione. Paradossale, perché voi chiudereste domani mattina, se non addirittura oggi più sul tardi, diciamo intorno alle 19:30, potrebbe essere un orario ragionevole. E certamente questo reato, a parte questi profili di criticità a cui ho alluso e che poi vi saranno meglio illustrati in seguito, ne presenta però anche degli altri, perché si possa avere
perché si possa avere una efficacia della norma penale, deve essere altresì possibile che la sua violazione sia conosciuta, quindi che pervenga la notizia di reato, sia conoscibile e che soprattutto sia raggiunta la prova rispetto a quel determinato fatto. Ma ora voi capite bene che, essendo il privato in questo caso soggetto a sua volta sottoposto allo statuto penale, ma molto difficilmente sarà lui a denunciare quella attività di pressione, meglio di induzione, che comporta poi la punibilità della parte pubblica con pene più severe. Una volta era, cioè una volta anche per la concussione, è così. Cioè la vittima denuncia. E guardate bene, dal punto di vista delle prove poi, ci troviamo di fronte anche a questo profilo non indifferente. Nel nostro sistema penale non esiste una gerarchia precostituita e diversamente valorizzata delle prove o degli elementi di prova, però evidentemente tra quello che è il narrato di un correo, di un coimputato, e quello che dice un testimone si tende comunque a dare, ad accreditare di affidabilità diversa il narrato del testimone che non quello del correo, che ha bisogno invece di una serie di verifiche dal punto di vista dell'attendibilità intrinseca e del controllo esterno, i cosiddetti riscontri oggettivi. E beh, allora voi comprendete bene che da un lato vi sarà per questo tipo di reato una non indifferente difficoltà a individuare la notizia di reato. Come si potrà verificare? Ma verosimilmente, ma ve ne parlerà Carlo Amnordio da qui a poco, nell'ambito di altre investigazioni, come esito, se ne parlava anche poc'anzi prima di venire qui, principalmente dell'ascolto di conversazioni. Se no, francamente, è piuttosto difficile immaginare che alla Procura della Repubblica pervenga una notizia di reato di questo tipo. Vi è poi a seguire la difficoltà che vi ho detto sul piano probatorio. E certamente voi che siete imprenditori e che siete sottoposti a questa normativa non soltanto come singoli e quindi come manager, che potreste trovarvi anche, come si dice oggi, a vostra insaputa coinvolti in una vicenda di questo genere, ma la stessa azienda sulla quale ricade il maglio dell'azione di responsabilità ex del decreto legislativo 231 del 2001. Quindi un problema che ci lega poi, e ve ne parlerà l'avvocato Calesella, alla esigenza di strutturare protocolli assai rigidi in modo tale da poter poi declinare non soltanto tutti quelli che sono stati i singoli passaggi che hanno caratterizzato un'interazione con l'amministrazione pubblica, ma anche la tracciabilità degli stessi, dei flussi economici, la corrispondenza alla realtà di tutto quanto appare e la sua sostanziale correttezza. Non vi porto via altro tempo, ho forse quasi sforato e me ne scuso. Volevo soltanto da ultimo dire quella che secondo me continua ad essere una soluzione preferibile per contrastare efficacemente il fenomeno della corruzione. La corruzione alligna laddove vi sono delle complessità di sistema, e dove alla complessità di sistema corrisponde anche una complessità di struttura, la rete infinita dei funzionari pubblici che si devono occupare di questo o di quell'aspetto relativo alla gestione di una gara piuttosto che al rilascio di un certificato o di una concessione. E allora, se noi vogliamo effettivamente contrastare la corruzione, forse un passo più in là si sarebbe fatto semplificando le procedure, rendendo le competenze dei singoli interlocutori più chiari e soprattutto cercando di arricchire il nostro sistema con leggi più comprensibili. Vi ringrazio. Grazie professor Sarno, è stato perfetto nei tempi e la ringrazio, molto, molto chiaro, ci ha subito dato direi un paio di